Bene amici di HD Blog, Fitbit Charge, la nuova fitness band della casa americana, qua in versione non HR, quindi senza sensore di battiti, arriverà la recensione anche di quella, ma per ora andiamo a vedere come funziona questo nuovo Activity Tracker. E sì, eccoci, dopo averlo provato per tutte le vacanze di Natale, dopo avermi aiutato a perdere il peso e le calorie immesse durante le vacanze di Natale, eccomi a fare la recensione di questo nuovissimo Fitbit Charge. Non è la versione HR, quindi è quella senza il sensore di battiti, verrà commercializzata in seguito. Vedete qua dietro la contattiera per poter ricaricare tramite un cavo apposito che ha l'altra terminazione USB il device. Device che ha un cinturino largo 2 cm, in silicone, la fibbia però è in acciaio inox per evitare i problemi che aveva dato, se non sbaglio, il precedente Fitbit Force, che aveva un design veramente molto molto simile. Abbiamo una resistenza all'acqua pari a 10 metri, quindi subacqueo, e un piccolo display OLED monocromatico che ci può dare diverse informazioni: i passi, quante rampe di scale abbiamo fatto in salita, la distanza percorsa, le calorie bruciate, e poi si torna all'orologio. Abbiamo un'altra funzione interessante, ovvero se teniamo premuto il pulsante parte il cronometro e mentre sta girando il cronometro abbiamo la possibilità, cliccando il pulsante, di vedere l'attività fatta mentre stiamo cronometrando. Non so, andiamo a correre, vediamo quante calorie abbiamo perso durante la corsa, quanti passi abbiamo fatto, quanti chilometri e quante rampe di scale. Ovviamente adesso mi dà tutto a zero perché ho appena fatto partire il cronometro. Lo rischiaccio per ribloccare il cronometro, chiudo il cinturino. È abbastanza comodo, attenzione che la misura S è molto stretta, vedete, io ho un polso piccolo eppure la S mi va giusta giusta al pelo. Nuova funzionalità, la possibilità di impostare l'avviso di chiamata. Cos'è l'avviso di chiamata? La possibilità, quando arriva una chiamata sul cellulare, che questa venga notificata tramite questo piccolo display e una vibrazione. Vibra una sola volta e ci fa vedere il chiamante. L'orologio funziona bene, non ho mai perso una chiamata. Qua vi faccio vedere l'applicazione per Android, ormai la conosciamo bene: passi, distanza, calorie bruciate. Se entriamo in una funzione vediamo la settimana e vediamo anche momento per momento come è andata la giornata. Devo dire che i piani sono veramente molto molto precisi. Qua possiamo visualizzare le varie statistiche. La bilancia, io ho comprato sempre Fitbit Aria, quindi si sincronizza automaticamente. Si sincronizza con MyFitnessPal perché è il piano alimentare, quindi la parte alimentare dell'applicazione Fitbit non è fatta benissimo, più che altro perché mancano tanti alimenti. Si sincronizza perfettamente con MyFitnessPal, che è un'applicazione perfetta per chi vuole perdere del peso. Piccola pecca rispetto per esempio al Garmin Connect che ho qua. Allora, prima di tutto vediamo la precisione: 7927 passi il Connect, che sovrastima un po', 7922, quindi sono molto allineati, entrambi sovrastimano leggermente, ma non sovrastima le calorie il Connect, scusate, il VivoSmart, mentre le sovrastima leggermente il Fitbit, ma una volta che ci si tara non c'è nessun tipo di problema. Possibilità di andare a fare sfide con gli amici, si possono anche collezionare dei badge, e questa è l'applicazione per Android. Altra cosa che funziona benissimo è il rilevamento automatico del sonno, non perde mai veramente un colpo. Io ho fatto anche il sonnellino pomeridiano, solitamente dormo veramente troppo poco, per quello che ieri ho cercato di fare questo sonnellino, e devo dire che prende veramente con precisione il sonno. Se questa è l'applicazione per Android, Fitbit è l'unico braccialetto, se non forse quello di Microsoft, ma che qua in Europa non abbiamo ancora visto, compatibile con Windows Phone. Andiamo a vedere l'applicazione di Windows Phone, vediamo se ci sono delle differenze con quella di Android. Un'altra cosa interessante è che il Charge non ha bisogno di un abbinamento Bluetooth per essere sincronizzato, ma basta attivare qua la sincronizzazione, sincronizza ora, e il Charge viene sincronizzato con qualsiasi device, anche se cambiate device, molto molto velocemente con un tap si riesce a sincronizzare il Bluetooth. Questo perché i dati del braccialetto non sono scambiati tra braccialetto e device via Bluetooth, ma vengono scambiati tramite il web, quindi tramite la
la rete. Adesso disattivo il Bluetooth perché ovviamente contemporaneamente non può sincronizzarsi a due device. Questa è l'applicazione per Windows Phone, fatta molto bene, anche qua gli amici, anche qua la possibilità delle sfide. Qua possiamo registrare l'esercizio, quanta acqua abbiamo bevuto, gli alimenti, il sonno in manuale nel caso per qualsiasi motivo magari non indossavamo il Fitbit e quindi non l'ha preso, però vedete, l'applicazione praticamente ci dà le stesse informazioni dell'applicazione per Android. Anche qua, se clicchiamo nei passi, ci fa vedere settimana per settimana, giorno per giorno l'andamento della nostra camminata. Possibilità di impostare la sveglia silenziosa, non rileva il momento migliore per svegliarci, ma è una sveglia che si attiva all'ora in cui noi decidiamo di attivarla. Personalizzazione del display, semplicemente perché al doppio tap si può accendere e possiamo decidere su che schermata farlo accendere. Vedete, non funziona proprio sempre e benissimo, ma è comodissimo il pulsantino di fianco. E volevo far vedere l'ultima cosa, ovvero come funziona l'applicazione su iOS. Io fortunatamente ho tutti e tre i sistemi operativi. Andiamo a togliere qua il Bluetooth, ok. Charge, qua non abbiamo ancora il wifi, ok, attiviamo sia wifi che Bluetooth, che si sincronizza tranquillamente. Però devo dire una cosa: non si può andare a sincronizzare in automatico con l'applicazione salute di iOS di Apple. C'è però un trucchetto, perché c'è un'applicazione, che adesso non mi sovviene il nome, ma nella recensione scritta ve la scrivo, che ha la possibilità di sincronizzare l'applicazione salute con i dati di Fitbit. Questa è l'interfaccia dell'applicazione per iOS, praticamente la stessa che troviamo nelle altre piattaforme. Anche qua le sfide, anche qua gli amici, qua l'account da dove è possibile andare a selezionare e gestire tutti i dispositivi Fitbit che abbiamo in nostro possesso. Insomma, un device veramente interessante, funziona bene, una batteria che dura 8 giorni, a me è durata tanto e questa è una cosa che apprezzo particolarmente. Scordatelo per quanto riguarda le notifiche, purtroppo il piccolo display ci notifica solamente le chiamate in arrivo, però funziona bene, affidabile. Forse preferisco il Flex per comodità di utilizzo, questo è un pochino più largo, un pochino più pesante, però devo dire che la comodità di avere il sonno automatico e il rilevamento delle scale, che sembra una stupidata, ma in realtà in una giornata si viene stimolati anche magari a fare una volta la rampa di scalapiedi per vedere la precisione del contascale, fa sì che questo Charge sia un ottimo device. Non vedo l'ora di provare il modello con anche il sensore di battiti HR per vedere la precisione anche di quella funzionalità. Per HD Blog, Andrea Galeazzi.